La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Braderigno. Allora, qualcuno vuole dire, qualcuna vuole dire qualcosa prima che inizio a lanciare proprio paglia nel fuoco? Qualcuno? Sì, assolutamente. Mi piacerebbe un po' partire da un presupposto. Certo. Visto che tu mi hai presentato questa live come comunque una specie di incontro all'insegna del pacifismo e del rispetto reciproco, io vorrei che questo fosse quasi da monito per evitare che quello che è successo la scorsa volta si ripresenti, o addirittura per correggere i suoi errori e magari dare delle scuse, perché diciamo che io? Dal dibattito originale si era usciti fuori con degli argomenti ad personam oppure ad hominem molto molto bassi. Cioè, mi è stato detto che io sono diventata famosa solamente grazie al collegio, e invece c'erano delle persone che c'erano riuscite da sole a ottenere questa fama, nonostante io da quando ho 14 anni che faccio divulgazione sui social e lavoro davvero tanto. Mi è stato detto che ho manie di onnipotenza, mi è stato detto che la mia strategia comunicativa è mediocre, e tutto questo partendo però dal principio per cui la persona che me lo stava dicendo, quale Andrea, mi volesse bene. Quindi, ecco, una roba del genere, indipendentemente dal fatto che sia la sua opinione, non vorrei che si ripresentasse più, perché non c'entra proprio col discorso e va a sviarne il punto. Okay. Quindi parliamo solo di argomenti e non di degli interlocutori, perché non ha senso. Andrea, vuoi dare una risposta? Sì. No, sono nello stato di nirvana, quindi non... Ah, ma una scusa, però non me la dai per questo? Te la sei proprio legata al dito, eh. Non me la sono legata al dito, Andrea, è una questione di correttezza, non mi importa più di tanto. Maria Sofia, Maria Sofia, per favore, dai, facciamo anche un po' gli adulti, cioè non è necessario Don Ambrogio, portare non queste è questioni tanto private il fatto qui. Di una persona, stiamo parlando di alcuni argomenti, non bisogna età. Star lì a fare i bambini, dai, Maria Don Sofia. Don Ambrogio, ti prego, non scherzare sulla mia età, perché no, io non so, sto scherzando, non sto proprio scherzando, dai. Semplicemente perché sai che avrà una certa rilevanza, nel senso che appunto, io sono più piccola appunto. Di te e quindi puoi scherzare su questo fatto, però parliamoci chiaramente. Fare. L'unico comportamento non maturo è il fatto che una persona adulta, invece di parlare dell'argomento di cui si stava trattando, preferisce spostare il focus, non insultando, ma esprimendo dei commenti sul suo sull'interlocutore che non c'entrano niente. Quindi è questa la vera cosa non matura. Per cui ti prego, rimangiati quello che hai detto, perché non c'entra nulla. No. Io credo che il senso del discorso, più che instaurare delle diatribe interne, sia tenere la discussione su quello che è, ovvero una discussione pacifica su questo, senza mettere in mezzo quello che sono poi diatribe interne o antipatie che possono essere state scaturite da cose in passato. E quindi appoggio la cosa dell'argomento ad hominem, cosiddetto, del non attacchiamo le persone in questa live, lo dico non tanto alle persone che sono qui, ma non lo dico alle persone tanto che sono qui, quanto alle persone che sono in chat, che è impossibile, mi rendo conto, gestire tutte quelle persone, ma io ci provo, insomma. Se volete attaccare qualcosa, attaccate l'argomentazione. Non anzi, la persona, ti dirò di più. Ho fatto un TikTok dove ho detto che è scandaloso che l'abbiano bloccata di nuovo completamente a caso solo perché esprime delle opinioni che possono non piacere. Quindi ho detto anche questo, che purché le opinioni di qualcuno possono anche non piacere, non essere d'accordo, penso che ognuno debba essere libero sempre ad esprimere ciò che pensa senza censura. Quindi ho fatto anche un TikTok dove ti ho difeso, ho detto che è scandaloso che ti abbiano bloccato nuovamente il profilo. Ti ringrazio molto, spero che in questa live troverai anche la voglia di pormi le tue scuse rispetto a quello che è successo, perché lo trovo abbastanza non condivisibile. Però, senza dilungarci troppo, Greenbaud voleva fare delle domande, giusto? Oppure possiamo anche continuare a parlare di questo? Nel senso, purtroppo già stiamo partendo con un grosso attrito da risolvere, a me questa cosa mi dispiace. Pietro, cosa ne pensi? Ma io in realtà sta vicenda non è che l'abbia seguita molto, infatti stavo cercando di capire cosa... No, perché nella scorsa live, insomma, si era acceso un piccolo dibattito tra Maria Sofia e Andrea e quindi, insomma, non si è mai risolto in realtà, poi continua... Piccolo, mica è andata avanti 40 anni quella cosa, piccolo, è stata una persecuzione quella cosa là. Che ci vogliamo fare? È stata una persecuzione che anch'io ho subito, perché tantissime persone che seguivano te poi hanno scritto delle cose poco carine nei miei confronti, forse anche rifacendosi, sto speculando e non affermando nulla, all'esempio che hai dato tu, cioè quello di prendersi la persona. E manca a me, sai quanti messaggi mi hanno mandato, video, meme, voglia.
Eh sì, però sai com'è, è un po' diverso quando io semplicemente perché esprimo un'opinione, esattamente come lo fai tu, vengo chiamata arrogante solo per la mia età, come magari poteva star cercando di fare anche Don Ambrogio, dico innescare la stessa dinamica, e tu invece perché sei più grande di me, nonostante dica le cose con la stessa convinzione, sei invece una persona rispettabile e molto intelligente, cosa che non nego che tu sia, però è un po' il doppio standard che mi ha fatto storcere il naso, e quindi vorrei, magari questo è il primo invito che posso mandare alle persone che stanno seguendo questa live e poi la commenteranno nel prossimo futuro, nei prossimi giorni, che ciò non riaccadesse perché è veramente infondato. No, tutto no, qui. Per l'amor del cielo, che sia una live di argomentazione che finisca come è iniziata, esatto, senza ripercussioni di nessun tipo, per l'amor di Dio. Basta litigare, pace, pace. Vabbè, è la base della democrazia, dai, conversazioni dai, senza ripercussioni, non è che voglio dire... Nel mio caso, ripeto, delle scuse mi sembrano quantomeno dovute per quello che è successo. Però, Maria? Libero. No. Vabbè, Don Ambrogio? Che cosa? No, voglio dire, cioè, se ce l'avete a morte gli uni con gli altri, non lo so, ma le scuse fatele privatamente, non in questa live. In questa live parliamo di argomenti. Andiamo avanti, vabbè, Don Ambrogio, non è così semplice, cioè, soprattutto perché ho spiegato le ragioni per cui ho sì, Maria Sofia, però non è che devi avere la copertura mediatica per avere le scuse in mondovisione, te le farà privatamente? No, come fanno assolutamente tutti i cristiani. No, soprattutto perché diciamo l'azione che è stata compiuta e l'azione per cui io pretenderei delle scuse, ed è anche giusto che io le pretenda, è stata manifestata pubblicamente, che poi è una cosa che porta a una serie di conseguenze, di responsabilità, come parlavo prima, e come dicevo prima, e soprattutto sempre, come stavo sostenendo, c'è pure il discorso che se queste cose non vengono messe in chiaro all'inizio, si potrebbero replicare le stesse dinamiche, quindi altro odio, altra incomprensione, che non fa bene né a me né ad Andrea, quindi io sto facendo una cosa per entrambi, per cui no, il tuo punto del fatevi le scuse in privato è abbastanza, secondo me, non utile per la discussione. Okay, però vabbè, comunque chiudiamo questa, vabbè, dai, sì, questa parentesi, chiudiamo. Insomma, anche perché mi sembra non ci sia un punto di arrivo e andremo avanti così all'infinito, perché così è la situazione. Sfortuna, purtroppo. Allora, volevo partire con la prima domanda, una domanda molto punzecchiante. Volevo chiedere a Don Ambrogio direttamente, ovviamente poi avremo anche la risposta... degli ospiti, in particolare Jessica, Charlie e Maria Sofia, mi interesserebbe la loro risposta. Don Ambrogio, qual è la visione della Chiesa sulla comunità LGBT? Allora, la Chiesa guarda le persone, non è che si fa, diciamo, influenzare da queste etichette che io personalmente trovo anche un po' non positive, ecco, in questo senso. Guardiamo le persone, sono le persone da aver cura, da essere portatrici dell'amore di Dio che noi manifestiamo con la nostra vita per quanto possibile, ecco, poi nella diversità di ognuno. Ok. Così detto, proprio semplice. Okay. Jessica, vuoi, ti avevo visto un attimo sbuffare, vuoi aggiungere qualcosa? No, forse no, sono io che ho la sbuffite. No, non ho sbuffato. Cioè, vuoi aggiungere qualcosa? Religione, in realtà non ci sarebbero problemi, ecco, con la religione, con tutto quanto, ecco, quindi. Ok, ma tu che rapporto hai con la religione personalmente? Io personalmente tendo, ecco, a non esprimermi troppo sulla religione, nel senso è una cosa, per come la vedo io, molto privata. D'accordo. Ognuno la sperimenta come meglio crede. So che ci sono moltissime persone appartenenti alla comunità LGBT che sono credenti e questa è una cosa che appunto va rispettata. Io personalmente ho una visione molto personale della cosa, quindi non ne parlo molto apertamente del mio credo, ecco. Okay. Però non ci vedo nulla di, insomma, se le persone hanno la mentalità giusta non c'è assolutamente nessun tipo di conflitto tra religione e comunità LGBT. Okay. Sai come si suol dire, non è Dio che mi spaventa ma il suo fan club. Beh, frase molto forte. Grazie. Non è la religione a fare del male, ma le persone che credono. La religione che potenzialmente possono farlo, esatto. Dipende, certo. Ci sono estremisti, come ci sono poi estremisti ovunque, come ci sono quelli più tranquilli, sai. Non solo nel cristianesimo. In un pool di 2 miliardi e 100 milioni, penso siano i cristiani del mondo, o meno, una cosa simile. Comunque, gli estremisti, è normale che statisticamente siano tanti. Ok. Tu, Charlie, qual è la tua visione? Io non sono più una persona credente, però sono molto dell'idea che appunto la religione sia una cosa molto personale, non ho una visione come magari possono avere altre persone che conosco, molto rigida, del fatto che se sei
gay, comunque se fai parte della comunità LGBTQIA+, non puoi essere cristiano perché non è vero, soltanto perché dicono, queste persone affermano, siccome la Bibbia in alcuni passi dice cose omofobe o comunque cose che non sposano questo stile di vita, allora tu non puoi supportare quella religione. Ma in realtà è una cosa talmente personale, e per me, o almeno per come mi è stata insegnata dalla mia famiglia, che è cristiana, la religione è amore verso il prossimo, è amore verso Dio, e questo significa che una persona che fa parte della comunità LGBTQIA+, quindi che professa l'amore libero, può benissimo essere religiosa e nessuno potrebbe dire niente a riguardo. Ok, esatto. Un attimo, una piccola parentesi, perché ho visto Don Ambrogio fare una faccia abbastanza sorpresa quando ha detto... No. Sì, no, la Bibbia non è omofoba, ecco. Ci sono dei passaggi. No, è vero che, insomma, che i cristiani, cioè che anche un omosessuale può essere cristiano, può essere anche santo, non c'è nessuna limitazione in questo, perché comunque la nostra responsabilità morale dipende dalle nostre scelte, ecco, questo sia chiaro. Ok, Maria Sofia, invece, qual è la tua visione sempre sul discorso chiesa? Beh, che c'è un canale molto interessante di un ragazzo laureato in filosofia e anche in teologia, vabbè, è andato a Oxford, che si chiama Cosmic Skeptic, che parla molto bene della religione da un sacco di punti di vista, quello antropologico, quello più magari ontologico, proprio rifacendosi a degli studi che riguardano la sua materia, la sua... comunque disciplina, di indirizzo, diciamo così, e apre molto la mente, cerca di confutare i maggiori argomenti sull'esistenza di Dio, e cerca però anche di farlo riferendosi alla dottrina cristiano-cattolica. Io, essendo una cosa molto grande, ci vogliono tanti studi, bisogna conoscere tanta storia, bisogna immedesimarsi in tantissime situazioni diverse per capire davvero la religione, sia da un punto di vista personale e sia proprio da un punto di vista più riguardante la dottrina in sé, non ce la faccio a pronunciarmi con un giudizio vero e proprio, però consiglio questo canale perché mi ha aperto molto la mente, può dare degli spunti di riflessione interessanti, per cui è un po' neutrale, un po' ambigua da questo punto di vista io. Ok, certo. Pietro, Andrea, Don Ambrogio, avete qualcosa da aggiungere? La mia opinione la sai tranquillamente qual è. Io non sono antireligioso, sono semplicemente ateo, perché ritengo che non esistano prove a sostegno della veridicità dell'esistenza di una qualche sorta di divinità, ma io non sono antireligioso, anzi. Ok, Don Ambrogio, tu rispondi a qualcosa, non stiamo parlando di riguardo alla religione, sull'essere ateo o no, ma sempre sul collegamento che ho proposto prima. Nel senso che... appunto, come volevo spiegare prima, un conto è la nostra essenza, quello che siamo, quello che diciamo siamo dalla nostra vita, ecco, che non dipende dalle nostre scelte, evidentemente, ecco. Un altro conto sono le nostre scelte, sono quelle che sono molto importanti e molto rilevanti nella costruzione poi della nostra vita, nel senso che io adesso ho 31 anni, ma sono frutto delle scelte che ho fatto già da quando ero più giovane, ecco, nel senso che sono qui adesso è perché ho fatto un certo tipo di scelte, per cui sono le nostre scelte che facciamo libere, consapevoli, usando possibilmente la ragione, non facendo stupidaggini, che ci portano a vivere al meglio la nostra vita. Questo vale per Don Ambrogio, secondo te, sessuale o omosessuale. Ma secondo te, Don Ambrogio, perché c'è questa credenza, che magari è anche reale in realtà, che insomma in generale la religione va sempre un po' contro questo tipo di... cosa? Cioè. Sì, penso per il fatto, cioè, di rapporti omosessuali, ok? In questo senso qua non sono moralmente accettabili dalla fede cristiana i rapporti omosessuali, ecco. Ma così come anche una vita, per esempio, da eterosessuale, una vita non casta, ecco, non attenta a questo tipo di responsabilità e di attenzione nella sessualità. Però una domanda in questo senso, un rapporto eterosessuale, lasciando perdere la vita non casta, un rapporto eterosessuale è visto bene dalla fede cristiana? Solo sì, se è dentro, attenzione, se è nell'unione matrimoniale con la possibile apertura alla vita. Ok, quindi eventualmente... un rapporto omosessuale non è considerato appropriato secondo la religione cristiana perché non c'è un'apertura alla vita e non c'è in questo caso in Italia almeno il matrimonio, perché in Italia non ci si può sposare. Sì, allora il matrimonio, anche se in uno stato c'è il matrimonio diciamo omosessuale, è una definizione molto artificiosa, perché di fatto il matrimonio è un istituto che è nato dall'uomo, non è nato dal cristianesimo, esisteva anche prima. Certo. Il matrimonio è stato non è un contratto, è proprio... Sì, ma un contratto che è antropologico,
che certo. È stato portato avanti della storia tra un uomo e una donna per la continuità della specie. Beh, sì, però è anche vero che la continuità della specie c'è anche l'evoluzione della specie. Se un sì. tempo i bisogni primari erano quelli di continuare la specie e di proteggere sì. la specie, adesso non sono più quelli i bisogni, sono cambiati e di conseguenza cambiano anche un po' le regole del mondo in cui viviamo. Ok, però dobbiamo, cioè, dobbiamo, non dobbiamo far niente, dobbiamo morire se proprio, è l'unica cosa che siamo costretti a fare, volenti o nolenti. Ma in ogni caso, per portare avanti la specie, abbiamo questo metodo qua, ecco, non ne conosciamo altri. Certo, beh, non è vero, la scienza sta studiando dei sistemi molto interessanti per mettere incinta anche gli uomini e io non vedo l'ora, sarà veramente affascinante. Perché lei lo sa, Don, io ho la mente da super criminale, quindi non vedo l'ora di vedere cose strane prodotte dalla scienza. Anche senso mette incinta gli uomini, tipo? Si sta studiando un sistema per sfruttare cellule staminali e midollo osseo per creare una sorta di spermatozoo artificiale, ovulo artificiale, per riuscire a creare la vita, diciamo, anche da quello che potrebbe essere una sorta di utero maschile. Che questo è stato fatto apposta come esperimento, diciamo, perché nel futuro si sta pensando che per le persone transessuali che desiderano avere figli, siccome comunque l'utero in affitto è, diciamo, un metodo alternativo, si possa cercare di dare dei figli anche a loro, non passando quei sistemi più convenzionali, quelli biologici, diciamo. E secondo me è una figata incredibile questa, non vedo l'ora di vedere se si riuscirà ad arrivare da qualche parte. Ok. Maria Sofia? Ci stava provando anche con le donne, lo stesso metodo era... Sì, sì, anche con le donne al contrario. No, ma il fatto è che confrontarci su questi argomenti può essere utile fino a un certo punto se non c'è la vicendevole volontà di cambiare idea, se ci viene provato che quello che diciamo è inesatto, che è un altro modo anche per chiedere a Don Ambrogio, per esempio. Se noi dovessimo dimostrarti che determinate considerazioni che fai sull'omosessualità o su altri argomenti non sono esattamente attinenti alla realtà, come se tu dovessi dimostrarci il contrario che hai ragione, saresti disposto a cambiare idea come noi saremmo disposti a cambiare idea? Da parte mia sì. Ok, no, se mi vedevi perplessa era solo per questo, perché stavo un attimo rimuginando su questo punto che secondo me è fondamentale anche solamente per poter parlare insieme. Detto questo, per quale motivo un atto sessuale tra due persone omosessuali sarebbe impuro? O in generale anche una vita non casta tra due persone eterosessuali è mal vista sia dalla Chiesa sia quindi anche da te, di conseguenza? Allora, non siamo fuori argomento, ma ti rispondo velocemente. L'unione sessuale, o la vita sessuale, la sessualità in generale, ritengo che sia una delle cose più preziose che abbiamo, ok? E quindi non va venduta, usata, sfruttata, magari solo per me stesso, oppure con il primo che passa per strada, e questo spero che sia chiaro. Ma allo stesso tempo va custodita nella relazione più fedele, più forte, più vitale che ci sia, più anche custodita, più garantita, che è quella matrimoniale. Ma il matrimonio non esiste in natura, Don. Esiste in natura, invece. Cioè, nel senso, come ti dicevo prima, antropologicamente, non è che ce lo siamo inventati il matrimonio. Sì, esiste il matrimonio. Il matrimonio. Ma no, gli animali non si sposano, che io sappia. Esiste nella natura umana, ok? Sì, è più che altro un prodotto della nostra intelligente civilizzazione, perché in realtà una volta ci si accoppiava alla cazzo di cane. Creavamo tribù. Sì, non proprio, diciamo che non proprio, perché se, diciamo tu, che... se tu ti ingroppavi la mia donna, io ti ammazzavo. Ma perché? C'è un motivo, perché è nata la monogamia? La monogamia è nata come sistema per garantire ai maschi più forti il controllo sulle femmine, perché i maschi più forti andavano a cacciare fuori e c'era il rischio che i maschi beta si accoppiassero con le loro donne. Quindi scientificamente si pensa che l'idea sia stata che l'uomo abbia creato una sorta di contratto per far sì che una donna appartenesse a un uomo per non farla predare poi da altri uomini. Certo. Quindi anche quella, anche per tutelare i figli e per tutelare la donna stessa. Questo è anche il matrimonio. Okay? Ma la donna può scegliere, la donna ad oggi, ma poteva farlo anche all'epoca se avesse voluto, scegliere di avere anche più partner sessuali se voleva. Quando ancora una religione non era stata istituita, di conseguenza non c'erano regole imposte da un dio o comunque da... Sì, ma tu chi dire al marito se gli va bene una cosa del genere? Non è una regola religiosa, è una regola umana. Nel senso che ci si può mettere d'accordo, allora, se al marito va bene... Del paleolitico, cioè stiamo parlando di quando ancora non esisteva la scrittura. Cioè, No, però per fare un esempio di regole non scritte, quindi di cose che non sono in realtà insite nell'uomo, come si diceva prima, ma sono nate da una successione, un'evoluzione di regole che poi sono diventate però
si sono unite a noi in maniera diversa, perché ad esempio io sono una persona monogama, non riuscirei mai ad avere altri partner, così come non riuscirei mai ad accettare che la mia ragazza abbia altri partner, però mi rendo conto che è completamente un costrutto sociale questo. Sì, ne abbiamo parlato anche a telefono qualche mese fa, però indipendentemente da questo io non credo che la nostra autodeterminazione come esseri umani debba essere invalidata e quindi resa meno seria in base a quello che fanno altre specie animali. Noi dobbiamo pensare a noi, quindi forse paradossalmente da questo punto di vista posso essere più d'accordo con il Don piuttosto che con Andrea, però il punto è perché noi in quanto esseri umani dobbiamo porci queste limitazioni se moralmente parlando non portano alcune conseguenze negative. Mi spiego meglio, io avendo un rapporto sessuale con il primo che capita o con la prima che capita e se questa cosa viene fatta nel reciproco rispetto, perché comunque sia entrambi lo vogliamo e quindi c'è il consenso, non c'è alcuna forma di violenza, per quale motivo questo dovrebbe essere negativo per la mia persona o dovrebbe togliermi del valore magari? Questo sono d'accordo, sì. Don Ambrogio? Per fare questo tipo di rapporto cosa devi fare però? Metterlo dentro. Spogliarti. Sì, ok. No, no, parte... Okay. Che cosa devi... Cioè, nel senso, suppongo. Può rimanere incinta o no? Sbagliato. Beh, usi le precauzioni. Le precauzioni, sì, ok. Quindi andiamo ad intervenire artificialmente ancora anche in questo tipo di rapporto. Perché? Perché io non voglio fare un rapporto ma senza la possibilità, la responsabilità di, per esempio, di poter generare vita. Ma scusa, non credo che c'è una sorta di distaccamento. Posso chiedere una cosa, quindi è proprio l'intervento artificiale che rende la cosa sbagliata. Sì, anche. Cioè, però sbagliata, siamo... attenzione, parliamo del termine sbagliato. Però mi piace stare già... Stiamo dicendo di... non dobbiamo vivere con superficialità questa cosa che è così importante, così preziosa. Cioè, non è che tu stai, ho un pacchetto di patatine e la condivido con te, ok? Non è importante, ma questa è una cosa preziosissima che abbiamo. E io però credo è, che sia preziosa, una cosa è preziosa per lei, giustamente, come per un'altra persona può essere meno preziosa. Ognuno certo, vive la se uno cosa non gliene frega niente di valutare bene questa cosa che ha, che tutti noi abbiamo, per fortuna. Le patatine sono questo si deve pensare in sua coscienza. No, ad esempio, io le mie patatine non le condividerei mai, mentre la darei a molte persone, insomma. Quindi penso sia ecco, semplicemente... Ecco, tu dici, le patatine sono molto più importanti della mia sessualità. Questa, sì, le mie patatine sono tuo, molto più importanti. Ci devi pensare tu in coscienza, ecco. Però, aspetta, una cosa, posso fare una domanda? Per quale motivo diamo un valore intrinseco alle azioni, quando queste azioni non sono dannose, per le persone che le compiono o per le persone che le ricevono? Intendo, è come se diciamo la sessualità avesse un valore proprio nella tua visione, quindi la sessualità avesse un peso indipendente dalla persona che la esercita e ci sono invece anche tu nella tua visione ammetti che ci sono delle visioni più relative, come per esempio il modo in cui io posso considerare delle patatine, ma la sessualità come tutte le altre cose non è forse un'espressione del soggetto, quindi essendo una mia espressione, un mio modo di manifestare ciò che sono al mondo reale, non dovrei dargli io il significato, perché se lo devo avere a prescindere a priori? Posso decidere io quanto vale la mia sessualità e nel senso di a chi la voglio concedere e con chi la voglio sperimentare, sarebbe anche meglio utilizzare questi termini, e non capisco nemmeno perché ciò mi toglierebbe del valore come persona, poi, cioè mi renderebbe moralmente deprecabile. No, attenzione, tu sei libera, è responsabile ovviamente delle tue azioni, come ti dicevo prima ci devi pensare nella tua coscienza, però attenzione, la sessualità non è una cosa propriamente solo nostra, perché la sessualità ci fa vivere una relazione con un'altra persona, per cui quando c'è in ballo un'altra persona non puoi più dire che è solo una mia scelta, solo un mio modo di esprimere, no, è una relazione che vivi con un'altra persona. Dipende, il consenso essere... esiste proprio per questo, cioè le persone si accordano che siano 2, 3, 4 ad avere rapporti dicendo sei d'accordo, vuoi fare questa cosa, proprio per questo. Quindi in realtà non si sta oggettificando l'altro. Se questa prospettiva porta automaticamente a vedere gli altri soggetti come un modo per sfogare le proprie pulsioni, secondo me si sta parando completamente una palla che non è... che non dovrebbe proprio starci nel campo, perché anche le altre persone sono d'accordo a farlo con te, quindi non stiamo utilizzando nessuno, stiamo facendo una cosa
Voi state discutendo di natura umana, cioè è nella natura umana imporre il proprio pensiero agli altri, così come è nella natura umana cercare di trasformare il mondo in quello che noi vorremmo che fosse, così come è anche giudicare le azioni altrui in base a quelli che sono i nostri criteri. Il motivo per cui questa discussione non arriverà da nessuna parte è perché è nell'uomo, è proprio nella natura cercare di trasformare ciò che esiste in base a quello che è il proprio canone ideale di perfezione, incluso influenzare gli altri nelle azioni, nei pensieri, nelle cose che fanno, tutt'al più giudicandoli per farli sentire in qualche modo disagio, per fargli capire che loro stanno sbagliando, perché il tuo modo di pensare è comunque migliore, perché è il tuo modo di pensare. Questo è il motivo per cui la gente esprime pensieri e giudizi su quello che fanno gli altri. Sì, però il dono ha la sua idea, cioè il dono comunque ha la sua visione del mondo, non è che te la sta imponendo, capito? Non fa male a nessuno, anche se la pensa così. Non ho detto che Don la sta imponendo, ho detto solo. No, infatti, no, io dicevo proprio per quello che dici tu, cioè ognuno ha la sua visione del mondo e te la tiene. Se per il Don la sessualità è quello, va bene. Tanto sì, sì. Non imporrà nessuno. Però il problema è che come il consenso riesce a far comunicare due persone che appunto vogliono intraprendere un rapporto sessuale insieme, mettendole d'accordo e rendendo poi la cosa lecita, diciamo il confronto dovrebbe fare la stessa cosa, e l'imposizione è proprio annullata poi da questo tipo di, si potrebbe dire, invenzione umana, che sarebbe il parlare tutti insieme per arrivare a un punto comune, tant'è che il Don stesso ha detto che se qualcuno dovesse provargli che quello che dice non è corretto, con dei dati logici, scientifici, che vanno oltre quello che può essere il soggettivo desiderio di imporsi sull'altro, cambierebbe idea. Ti faccio un esempio, perché quello che dici fondamentalmente posso anche condividerlo, ma ti faccio un esempio. Mm-hmm. L'emotività non mm-hmm. la si sconfiggerà quasi mai con la logica. Questo purtroppo è nella natura umana, e che poi è il motivo per cui i politici parlano sempre per emotività. Quello ha negato, quella è stata stuprata. C'è anche sempre l'emotività, perché l'emotività purtroppo spesso prevale sulla logica. Classico esempio. Secondo i più moderni studi di psicologia è stato dimostrato praticamente che i figli nati da coppie omosessuali non hanno nulla di diverso dai figli nati e cresciuti da coppie eterosessuali. Ma questo non basterà a affermare chi è contro l'adozione gay, perché per loro è moralmente sbagliato, e questo, anche se va contro la logica, vince per l'empatia, per l'emotività. Oltretutto posso anche dire che una questione importante, che tra l'altro volevo portare in questa live, mi sono anche un po' rotto il cazzo del fatto che la gente si sente in dovere di giustificare l'omosessualità con degli studi scientifici, nel senso, per le persone etero e le persone cisgender non sono mai stati fatti degli studi sul perché sono etero, sul perché sono cisgender, quindi questa cosa che la gente porta argomentazioni scientifiche sul per giustificare il fatto di hanno fatto degli studi sul perché si poteva, sul come mai magari una persona se nasca o diventa sia etero o omosessuale. Non è vero che non hanno fatto studi sull'eterosessuale, non è vero. Sì, perché... ma è sempre legato al c'è, perché c'è quest'altra cosa, se nasca o diventa. Beh, ma non è, non, guarda che uno non lo fa mica con discriminazione, con cattiveria. Io stesso feci parecchio tempo fa un video dove mi chiesero: la scienza come spiega l'omosessualità? E io ebbi molta paura di fare quel video, perché lì basta un attimo, sai, che ti additano subito come omofobo. Io ero molto inquietato nel fare quel video, però lo feci lo stesso. Poi ne scaturirono, vabbè, diverbi vari, però io dissi che chiaramente non abbiamo ancora una risposta certa sul perché una persona è etero o omosessuale. Non abbiamo ancora una risposta fissa, ma questo esula dall'omofobia, cioè è pure curiosità scientifica. Assolutamente, la curiosità scientifica ce l'abbiamo letteralmente per qualsiasi cosa, e proprio come viene utilizzata a volte strumentalizzata con l'omosessualità è normale perché anche i leoni si inchiappettano, ma io mi potrò scopare una donna anche senza la giustificazione dei leoni che si inchiappettano, perché gli animali se è per questo fanno anche molto di peggio, quindi non la trovo una giustificazione. Giusto, però non bisogna dimenticare che noi fondamentalmente, benché evoluti, siamo comunque animali. Di conseguenza, molti dei nostri comportamenti, istinti e paure deriva da dei tratti ancestrali che avevamo quando eravamo ancora dei primati. Quindi è vero quello che dici, non bisogna usarla per giustificare, ma è anche vero che è inutile far finta che noi non siamo scimmie evolute. Quindi d'altro canto, assolutamente, ma perché per parlare a una persona che non
sta rispettando la mia sessualità o la mia identità di genere, devo tirarle fuori gli animali. Perché, perché una persona che non rispetta l'omosessualità usa argomenti illogici e quindi tu cerchi di far leva però... su quello che possono essere argomenti logici. Chi non rispetta l'omosessualità non è, è stupido. Però come perché... hai detto prima tu, non ha senso, perché non si combatte la logica con l'emotività. Sì, ma se tu odi i gay a caso, non ti stai basando su un odio razionale. Cioè tu non hai detto, è stato dimostrato che gli omosessuali causano il cancro, diciamo una cagata, quindi tu dici c'è uno studio che dice che sono pericolosi, tu li odi semplicemente perché hai un odio irrazionale dovuto a determinate ideologie estremiste che ti porta ad odiarle. Tu come fai a rispondere a una persona che odia gli omosessuali a caso con argomenti illogici, quando questa persona non si basa sulla logica? Devi cercare di far leva su quello che puoi per fargli capire che dice delle stronzate. Andrea, però io credo che nel tuo ragionamento non sia incluso tutto il peso che viene dall'interiorizzazione. Allora, questa emotività è sempre scaturita da qualcosa, cioè da dei concetti che le persone hanno fatto propri per l'indottrinamento di una società che non spinge a ragionare, ma che ci fa solamente assorbire ciò che comunque è la normalità per noi, e quindi danno per scontato tantissime cose. Dal punto di vista conscio, queste persone odiano le persone omosessuali solo perché non c'è effettivamente una motivazione seria. Però poi, se tu vai a parlare, perché alla fine è un po' la morale di tutto, il parlare, il confrontarsi, insomma, con loro, ti renderai conto che pensano una serie di cose sbagliate che poi sono la giustificazione di quest'odio, che può essere contestata con la logica. Quanti io, nel mio percorso da attivista, che è iniziato, lo ripeto, a 14 anni, molto prima del collegio, ho avuto il piacere o il dispiacere di avere comunque delle discussioni, sia in privato, sia nei commenti, quanti veramente ne ho scritti di risposta, con gente che scriveva comunque castronerie omofobe casuali, poi tu andavi a chiedere perché, come mai c'è tutto quest'astio, e ti iniziavano a dire le persone omosessuali sono delle femmine mancate, è contro natura, piripim parapam, tutte delle cose a cui tu puoi rispondere logicamente. Quindi in realtà questa emotività è sempre causata da qualcosa che sta a monte, che è il pensiero, per quanto non sia un pensiero consapevole. Io sono d'accordo, infatti la risposta della logica è l'unica risposta sensata. Io ho detto solo che non è detto che usando la logica queste persone cambino idea, perché non stanno ragionando con la logica. Non si sta parlando di 2 più 2 uguale 4, 3 più 3 uguale 6. Si sta parlando di persone che ragionano con l'empatia, e non è detto che solo perché tu usi la logica e ragione questi cambino idea. Okay. Non ho detto il contrario, però sono molto detto... d'accordo con quello che dice Andrea. Infatti trovo questo attivismo da internet una grande stronzata, se posso dire la mia. Questo? L'attivismo da internet è una grande stronzata, come mai, sì, Pietro? Perché lo trovo un appiattimento di tematiche sociali e... Cosa? No, no, vai Pietro, vai. Prego. No, diceva, vabbè, poi è una grande teoria sui social network e su come fanno a comunicare, però insomma è un grande appiattimento di tematiche sociali molto più importanti che vengono ridotte a gare su chi ha ragione, o comunque insomma dibattiti istantanei, un consumo veloce di informazioni in realtà molto più complicate. Quindi va a finire come dice Andrea, che c'è una risposta logica, un dubbio empatico, e non si arriva da nessuna parte, esattamente come adesso. Cioè non è che tu vai avanti a spiegare ad un Ambrogio che puoi scoperti 46 maschi in una sera, lui ti dirà che è ok, anche se tu puoi, perché puoi fargli, sono d'accordo, anche 47, però nel senso non cambierà comunque idea. No, io volevo dire solo che posso essere d'accordo sull'appiattimento che avviene in certi casi, perché certi dibattiti vengono presentati secondo me nel modo sbagliato e si evolvono anche nel modo sbagliato, perché poi vengono presentati come se fosse un ring dove esce un vinto e un vincitore, quando non si tratta di questo. Quindi su quello posso anche essere d'accordo. Però anche come accennava Maria Sofia, l'attivismo social non è l'attivismo ovviamente che poi porta a dei cambiamenti enormi, ma è il primo tassello del domino che innesca una reazione a catena che poi porta a degli cambiamenti effettivi, perché ci sono persone pronte ad ascoltarti. Io parto da un background di gameplay, come dicevo prima, quindi mi seguivano al 95% ragazzi, anche abbastanza giovani. Molti mi hanno followato perché quando ho fatto coming out, ho cambiato insomma i miei
miei argomenti, molti mi hanno followato perché non gli interessava più, invece tanti altri che non capivano hanno continuato a seguirmi e ad oggi ancora mi scrivono, io ti seguo da quando facevi gameplay, prima ero omofobo ma ho capito grazie a te alle cose che hai detto, quindi è una cosa che va, l'attivismo social è una cosa che va molto più sul personale e che divulga informazioni che in altri modi non avresti recepito, io non avrei mai recepito, perché se io ad oggi riesco con sicurezza e anche in me e anche in quello che credo a dire sono una persona non binaria, e anche perché grazie al social e a internet sono riuscito a vedere cose che non mi erano state fatte vedere in passato da nessun'altra parte. È pieno, però TikTok è infestato. Oggi mi è arrivato su facciamo Instagram, parlare anche Jess. Minchia donna, è prime oggi. No, vai, no, infatti volevo proprio fare una domanda a Jessica in questo momento, visto che ho il piacere di averti qui, e è una tematica, in realtà non vorrei aprire una parentesi troppo ampia, vorrei che sia una risposta abbastanza, perché comunque l'opinione degli altri la sappiamo più o meno, però volevo sapere una tua opinione personale, visto che è una cosa di cui abbiamo parlato nella scorsa live dove non c'eri, era un'esperienza anche personale, mi sembra anche giusto chiedertelo. Secondo te se un uomo, o insomma una persona... decidesse di scegliere di non avere un rapporto sessuale con una persona transessuale, è considerato transfobico? Come è stato già detto, dipende tutto dal perché appunto decide di non avere un rapporto con una persona trans. Se alla base del suo rifiuto c'è un pensiero transfobico, ovvero il non riconoscermi, ad esempio nel mio caso, come una donna, allora lì sì, purtroppo è un pensiero transfobico, quindi per forza è transfobia. Se semplicemente mi rifiuta perché non si trova attratto da qualche caratteristica mia, che ne so, non gli piace il mio naso, non gli piace perché sono troppo alta, cose del genere, è una caratteristica che può rifiutare qualsiasi altra donna e quindi non è transfobia. Se... il punto sta proprio nel capire se effettivamente mi rifiuta perché mi ritiene ancora un uomo, allora lì è transfobia. Ma la ragione del mio rifiuto arriva dal fatto che le donne trans sono donne e quindi no, non posso avere rapporti con loro, mi dispiace. Vabbè, solo però se sono morte, sì, vero Pietro? Solo maschi. E se sono donne morte? Eh? Se sono donne morte? Solo Ariana Grande. Vabbè, cioè, comunque la necrofilia... Solo se sono ancora calde, altrimenti non se ne fa niente. No, io Ariana Grande anche fredda. Beh, le riscaldi al microonde, Andrea. Vabbè, esplode, le ustioni se le metti al microonde, scusami. Le fanno dopo questa conversazione, non dopo tutte le altre. Di cosa avete parlato da Green Bob? Di necrofili? No, ma stiamo un attimo nell'ilarità del momento. Sì, stiamo scherzando. Però volevo sapere un'opinione di Jessica. Allora, adesso una domanda che apre un altro tema, molto molto ampio, quindi qua sarà l'ultimo tema della live, che è il tema in realtà, anche secondo me, più... boh, non so, mi piacerebbe sapere l'opinione un po' di tutti. Sul discorso pronomi, ok? Adesso fatemi fare un attimo una piccola introduzione. E... abbiamo subito visto che appena è entrato Charlie ho sbagliato ovviamente perché sono stupido, cioè perché non ci ho pensato a chiamarlo e ho utilizzato un pronome femminile sbagliando, e vorrei sapere la vostra visione di Jessica, Charlie e Maria Sofia per quanto riguarda il discorso pronomi. Anzi, facciamo così, partiamo da Andrea, Don Ambrosio e Pietro Storti, perché poi vorrei sentire la loro risposta. Guarda, io mi sono già espresso più di una volta e qua non è che troverai tanta discussione, perché io ho molto semplicemente detto che siccome credo che nella vita sia più importante essere gentili che essere stronzi, ed è più gentile far felice qualcuno piuttosto che farlo soffrire, se tu vuoi che io ti chiami in un certo modo, io ho nessun problema, basta che me lo dici, perché magari io non è che lo intuisco a fantasia. Sono d'accordo, basta, 100%. Basta che me lo dici, guarda, mi fa piacere che mi chiami così cos'ha, e io può capitare che sbagli involontariamente, però farò il possibile per chiamarti come vuoi tu, non ci vedo nulla di male. Sono voglio d'accordo. Dire perché devi far star male qualcuno. Don Ambrogio? Ma io vado molto più per il semplice, cioè preferisco chiamare le persone per nome, ecco, poi articolare i verbi, articolare i sostantivi secondo i pronomi strani, ecco, diciamo ho qualche dubbio. Il lo posso anche fare, cioè non è che mi cambia la vita, però potrei anche sbagliarmi, ecco. Okay, però preferisco Pietro. Chiamare le persone per nome. Pietro. Ma io sì, ok, va bene essere gentili nella vita, assolutamente, se qualcuno vuole essere chiamato in un modo, no problem, però io ho sempre trovato il discorso dei pronomi una cosa un po' illogica, non l'ho mai capito fino in fondo, onestamente. Come mai? Cos'è che non hai capito? Penso che dal momento che...
i pronomi nascono come esigenza dal fatto che ormai il concetto di identità di genere è... no, ma il fatto di specificarli e di utilizzarne di diversi da quelli che canonicamente ne useremmo nasce, no, dal fatto che il concetto di identità di genere ormai è una cosa diffusa che tutti conoscono e che è stato affermato. E questo concetto è basato sul fatto che il genere dovrebbe essere, no, uno spettro, insomma, una cosa variabile, praticamente diversa per ogni persona, al di là del sesso biologico. Essendo una cosa variabile su uno spettro, non ho mai capito in che modo possa essere scandito tra femminile, neutro e maschile. Ti spiego, innanzitutto, da dove nasce l'utilizzo dell'esplicitare i pronomi, che questa è una cosa che molte persone non sanno, ovvero il fatto di esplicitare, ad esempio, i propri pronomi in bio nasce 1 o 2 anni fa, non ricordo bene, come metodo per non far sentire le persone transgender in difetto per averli nella bio, perché le persone transgender venivano misgenderate spesso per motivi che tutti conosciamo, di conseguenza mettevano i loro pronomi nella loro bio di Instagram, di TikTok, di quello che era, per fare in modo che le persone li rispettassero, e le persone cisgender hanno iniziato a fare lo stesso per non far sentire in difetto le persone transgender che lo facevano. Quindi da qui nasce l'esplicitarli. L'esplicitarli perché? Perché appunto l'identità di genere, più che uno spettro, che può essere sicuramente anche chiamato così, è un costrutto sociale. Donna e uomo sono costrutti sociali. Sì, su questo siamo tutti d'accordo. Esatto, sì, essendo delle scatole quasi chiuse, delle box consegnate, non tutti si rivedono nella scatola che ci è stata consegnata alla nascita, diciamo allora, così. Appunto, ma proprio per questo non ho mai capito perché femminile, neutro e maschile, proprio perché dovrebbe essere una cosa ultra variabile su milioni di possibilità. Perché validare la mia identità di genere, se io sono un uomo trans e tu mi dai del femminile, stai invalidando la persona che sono. È come se io mi chiamo Charlie e tu però decidi forzatamente di chiamarmi Charlo. Marco. No, ok. No, su questo l'ho assolutamente capito, ma quindi se abbiamo due pronomi, allora in italiano esistono due pronomi, però sono due generi, se io posso usare due pronomi. Questo è perché è stata costruita così la lingua italiana, che in realtà viene dal latino, che aveva anche il neutro, ma poi l'abbiamo perso nell'evoluzione. Ma questo è perché la lingua italiana è costruita così. Ma in realtà in inglese, per esempio, esiste il singular they, che è il pronome neutro, ed esiste da sempre. Non è una cosa che la gente pensa se la sono inventata adesso. È sempre esistito il singular they in inglese. E qual è in italiano, purtroppo... Vabbè, scusami. No, che in italiano purtroppo non abbiamo ancora pronomi neutro, si utilizza nello scritto la schwa, che è un modo di esprimersi in maniera neutro, però è un po' impronunciabile. La schwa... È tipo dialetto napoletano, tipo Gennaro, è tipo dialetto meridionale, Gennaro, Francesca, tipo così praticamente. Se parlassimo di dialetto del sud saremmo tutti inclusivi. Ma una domanda perché mi interessa un argomento su questi pronomi. Ma tu hai detto Charlie? Che i pronomi sono stati messi da chi magari appunto è transgender così per indicare questa cosa anche alle altre persone per non essere, diciamo, misconosciuto e così via. Ma non bastava scrivere in bio transgender anziché inviare questa cosa? No, dire che sono transgender è una cosa mia, personale. Cioè io non devo essere costretto a fare coming out e dirti che sono transgender. L'importante è che tu... Però se metti il pronome lo stai indicando implicitamente. Ed è per questo che le persone cisgender hanno iniziato a mettere i pronomi anche loro, per non far fare outing. Perché hanno paura di dirlo? Beh, in realtà sì, Don Ambrogio, ma non è solo la paura. Chi è trans, chi no? È un disagio? No, non è un disagio. Gli altri rendono questa condizione un disagio perché molte volte veniamo discriminati noi appartenenti alla comunità LGBT. Ho la fortuna di essere una ragazza cis che quindi non viene discriminata per la propria identità di genere, però tantissime persone, come anche credo Jess, hanno passato un'infanzia. Sì, però, ok, ho capito questo. Io non capisco il nesso perché va bene mettere il pronome per indicare che sei, non so, transgender e non dire che sei transgender. Cioè, non ho capito perché questa magari, cosa qua. Nel senso, perché... ti faccio un esempio. Io sono prete, non mi vergogno di essere prete, anche se qualcuno mi sputa in un occhio per questa cosa qua. Ma no, non ti ammazzano di poco per vergognarmi di quello che sono.
non ti ammazzano di botte per essere un prete. E come dice, cioè... Ok, però se lo dici con i pronomi, non è la stessa roba che dirlo con un altro. No, perché aggettivo. Tutti mettono i pronomi, come ha spiegato. È diverso, perché anche i pronomi li usa chiunque. La mia ragazza è scritta. Sì, ma li usa in modo diverso. I pronomi nella bio. I pronomi sono uguali per tutti. I pronomi sono in lingua italiana, questa è una cosa importante. Scusate, domanda da profano, ma non è presa per il culo, è proprio domanda da profano. Il pronome neutro tipo? Fammi un esempio. Esatto. Il pronome neutro in inglese è they, them, e viene utilizzato. No, in italiano per dire. In italiano non esiste. Il problema c'è, è che okay. In lingua italiana non esiste. Poi solo nello scritto metti la sua. Esatto. Scusa, ma they, them non è loro, non è tipo loro. They, them è il plurale, ma è utilizzato anche... singolare neutro. Esatto. Ma non si fa casino, però, usare loro per identificare uno solo? No, gli inglesi l'hanno sempre fatto così. Anche se è una cosa... Sì, Andrea, tipo slang, tipo una roba... No, ma io mi fido, io la lingua proprio inglese. È una cosa della grammatica, la mia ragazza è inglese ed è una cosa che mi ha insegnato lei, perché io anche questo anch'io non sapevo, però essendo lei madrelingua mi ha spiegato che, ad esempio, se loro trovano un portafoglio per terra e non sanno di chi è il portafoglio, dicono someone lost their wallet, perché non sanno se la persona che l'ha perso è maschio o femmina, donna, uomo, quindi anziché usare her wallet o his wallet, usano their. Ah, okay. E in italiano cosa mettereste ipoteticamente? In italiano? Non ho capito un cazzo, scusate. In italiano si usa il maschile per dare il neutro. Qualcuno ha? Beh, potrebbe anche avere un senso. Dopo... Penso. Oppure la sua. La sua è proprio... Diciamo. Proprio... Non è perché è proprio brutta la schwa, però posso dirla, bisogna trovare qualcosa un pochino più orecchiabile. Allora, è brutta e cacofonica a livello, è cacofonica secondo me a livello di parlato. Abbastanza. Non siamo abituati, semplicemente questo, perché se fossimo abituati non ci sembrerebbe assolutamente strana. Anche la U è proprio brutta da mettere, alcuni provano la U, ma anche la U è proprio brutta da sentire. Sempre perché non siamo abituati, sono d'accordo, anch'io la trovo cacofonica, perché non siamo abituati. Cioè, se noi ci avessero insegnato che le parole finiscono sempre con la U, non ci sembrerebbe strano, sempre i costrutti sociali di cui parlavamo, esatto, prima, no? Quindi sì, mi rendo conto. Beh, allora che... anche, cioè, se fossimo abituati anche strizzare gli occhi mentre parli non sarebbe strano. Esatto, esatto, esattamente. Allora, hai ragione. È esattamente quello il concetto. Dio, che casino, scusate. Tranquillo. È un problema, non puoi mica eliminare tutti mettendo tutto, perché anche comunque tutti rimane una parola che comunque ha un significato alla fine. No, si può fare che si inizia a implementare un linguaggio inclusivo dallo scritto, utilizzando appunto la schwa. Ad esempio, sabato sono andati in onda i Diversity Awards su Rai 1 e tutti i sottotitoli avevano la schwa. Questa è una roba rivoluzionaria. Lì diventa abbastanza molesto, perché lì tu stai imponendo comunque un linguaggio e diventa complesso lì. Gli altri non stanno imponendo un linguaggio, come mettendo la schwa. È una cosa discriminatoria per le persone che non si identificano, cioè che vorrebbero sentirsi vorrebbero vedere utilizzati altri pronomi, quindi in realtà sì, però no, perché combattere per i propri diritti è giusto, dire agli altri come devono parlare. Ma io non ti sto dicendo come devi parlare, io parlo così, poi se tu non vuoi parlare così a me va benissimo. No, ma per l'amor del cielo, se me lo chiedi per essere carino non vedo perché no, ci mancherebbe altro. È quella la questione, nel senso, se tu non vuoi utilizzare se voglio sbagliare i congiuntivi sbaglio. No, esatto, cioè ognuno parla come vuole. Dio, ti prego. Parla in italiano, cioè nel senso. Cioè, io non vedo perché rispettare una persona. Comunque la lingua è sempre in evoluzione, quindi non è che è sbagliato cercare di evolversi in un linguaggio più complesso. È in evoluzione nei millenni, non è che io arrivo e dico. Ho capito, ma da un punto devi iniziare. Se mai inizi, mai cambia. Esatto. Sì, ma è un'evoluzione più fluida, non so come dire. Qua mi sembra un po' una forzatura. Si riesce a trovare un modo più inclusivo per dare tanto un neutro. Io personalmente, sempre nella mia bolla, vedo sempre più persone che utilizzano la schwa nello scritto. Esatto. Sempre nella mia bolla, ovviamente, come dicevo prima. Magari un giorno verrà implementata. Paradossalmente, uscendo un attimo dalla bolla, parlando sempre di schwa, di linguaggio più inclusivo, ti faccio un esempio. Io gioco tanti videogiochi. C'è un videogioco dove c'è un personaggio che appunto è non-binary e per descriverlo usano la schwa. Ma ecco, colgo l'occasione. Posso chiederti cosa vuol dire esattamente non-binary? Cosa significherebbe esattamente? È una persona che non rientra nel binarismo di genere. Tecnicamente...
esistono appunto i due generi principali, considerati principali, no, maschio e femmina. Il maschietta e femminuccio, ok. E poi ci sono le persone che non rientrano in questi due generi e quindi vengono dette non binary. Ma in che senso? Okay. Scusa, perché non rientrano? Non l'ho ancora capita, ma non, per, no, non l'ho capita io. In che senso, scusa? Quindi che cos'è? Non ho capito. Una persona indipendentemente dalle definizioni. È un genere a parte. È una persona che non si identifica nei due generi, ma si può identificare in qualcos'altro o in nessuno di questi generi. Ma non sarebbe più comodo. Essendo il genere appunto un costruttore. Ma scusa, per genere cosa intendi? Quindi il genere uomo e donna, quelli classici. Sì. Quelli sono i classici, sono appunto i due binari. Poi sono persone che o rientrano nei due binari oppure sono fuori. Non so, mi sembra che sia, cioè, è sempre stato così allora. Nel senso, in realtà sì, nel senso, nasci maschio e fai quello che vuoi, quindi il tuo genere è quello. Vabbè, però c'è differenza tra nascere maschio o femmina e sentirsi in un modo, cioè c'è differenza, esatto, comunque tra nascere esatto, con un sesso e sentirsi esattamente quello è il punto. Le persone non binarie non si sentono rappresentate da nessuno dei due generi e quindi si sono non binarie. Ho capito, però scusa, cosa ti piace? Che c'entra con l'orientamento sessuale? Ma io chiedo da chiedo da profano, sto dicendo, io chiedo da profano, non da parte nostra è venuta la controdomanda, cosa io sono piuttosto confuso. Ti piace con ciò che sei? No, anche io sono un po' confuso, scusate. L'orientamento sessuale è una cosa totalmente diversa dall'identità di genere. L'orientamento sessuale è quello che ti piace, quindi rispondendo alla domanda che ha fatto Andrea. Quindi non binary non sei né uomo né donna. Non binary rientra nell'identità di genere. Ma che cos'è che un uomo o una donna lo sei per forza, cioè. No, scusate un attimo. No, maschio o femmina a livello puoi essere maschio o femmina o intersex, ma l'identità di genere, come dicevamo prima, è un costrutto sociale. Uomo o donna sono costrutti sociali. Ma scusate un attimo una domanda, ma che cos'è che spinge una persona a dire mi sento maschio, mi sento femmina, non mi sento nessuno? Cioè, quali sono le cioè, qual è la sensazione? Ci sono magari diversi fattori, abbiamo donna, uomo e non binary. Cioè, cos'è una donna, cos'è un uomo e cos'è un non binary? Cioè, perché uno dovrebbe dire non mi sento né donna né uomo, o mi sento uomo, mi piacciono le donne, mi sento uomo, mi piacciono le donne? Qui stiamo andando nella scienza che non abbiamo nemmeno studiato, non lo sappiamo nemmeno noi il perché, quindi è inutile far sta perché domanda. In realtà dal punto di vista biologico ci sarebbero delle spiegazioni, per esempio molte persone trans binarie provano disforia di genere perché, Jessica correggimi immediatamente se sbaglio, non solo il loro corpo non è esattamente quello che vorrebbero, se lo immaginano diverso, ma anche perché il ruolo che la società ha attribuito loro, perché alla nascita erano biologicamente maschi o femmine, non è un ruolo che fa a sentire queste persone espresse. Erano maschio, sì, avevo detto bene, vabbè, una concordanza tra maschile e femminile, scusate. Quindi, di conseguenza, questo senso di disforia, oltre a essere causato per una ragione puramente fisica, viene anche dal modo in cui gli altri ci percepiscono, dal modo in cui noi ci dobbiamo comportare, perché abbiamo un certo tipo di posto all'interno della società che è proprio regolato tramite il genere. Questo status quo, definiamolo in questo modo, può essere accettato da delle persone, quindi io mi sento donna perché poi per delle ragioni personali tutto quello che culturalmente noi associamo alle donne lo ritrovo molto nella mia vita e quindi non rinnego questo background culturale. Però io potrei anche rinnegarlo dicendo che in quanto persona non devo essere limitata in alcun modo nelle mie scelte, nel mio senso di identità, nel mio senso di appartenenza a qualcosa in base a un costrutto, quindi in base a un concetto che è stato creato ad hoc per ragioni antropologiche, per ragioni storiche, io sono d'accordo, però comunque non è tutto quanto un costrutto, le differenze tra uomo e donna sono una questione di biologia e molte ma quelle cose sono differenze tra maschio e femmina. Esatto. Tra maschio però, e femmina, però, scusate, della lezione di biologia o sociologia, magari dal sesso biologico, è questo. Posso fare una domanda? Scusate, allora, certo. Esistono donne, uomini e non binari, qui tutti quelli in mezzo. Però quindi voi riconoscete comunque l'esistenza anche del genere donna e del genere uomo? Sì. Sì. Ok, posso sapere com'è fatto un uomo? Cos'è un uomo? Caratteristiche del genere uomo?
le caratteristiche del genere uomo possono essere magari l'essere percepiti come un uomo all'interno della società. Non poi l'essere brutto percepiti, da dire. Cioè, sono tutti stereotipi. Per una persona. Tipo... Quali sono le sue caratteristiche? Dato che esiste il allora, genere allora, uomo, allora, bisogna fare un attimo un distinguo. Esempio... Non è che se esistono uomini e donne vuol dire che questo discrimina gli altri. Facciamo un distinguo. Non l'abbiamo mai detto. No, lo so, non ho detto questo, non ho detto che l'avevo detto. Era un distinguo che volevo fare io anticipatamente. Cioè, è chiaro che gli uomini hanno il testosterone, hanno i peli che derivano dal testosterone, i maschi, i peli che derivano dal testosterone, hanno una struttura ossea più bla 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 bla. Però sicuramente esisteranno anche persone che non rientrano e che eventualmente si sentiranno in un modo diverso. Voglio dire, la mente umana è molto complessa. Cioè, esatto, non ci dimentichiamo che la mente è in grado di creare degli sdoppiamenti di personalità. Cioè, la mente umana è un casino inenarrabile, quindi non è affatto impensabile che esistano persone che non sono nate nel corpo che si sentono o che non si sentono uomini o donne. È chiaramente è complessissimo. Però io sento un sottofondo, non capisco di chi è. Scusate, è il mio cane che abbaia. No, sento un fondo parlato. Sì. È un eco. Credo sia il mio cane che abbaia che produce l'eco. Però, Madonna, Andrea, c'è un altoparlante in gola. Appunto, quello che dici io lo posso anche capire, però secondo me andrebbe un attimo analizzato meglio su un punto, ovvero quello del io mi posso sentire diversamente, quindi posso diciamo identificarmi in un genere diverso rispetto a quello che mi è stato assegnato alla nascita perché il mio aspetto fisico non mi piace. Non è solo quello, perché appunto come stavo cercando di spiegare prima vedendo anche Jess che concordava, alla fine quello che noi siamo non è solamente influenzato dal fisico. Le persone transgender non vogliono, sempre se vogliono, perché non è detto che tutte le persone transgender vogliono effettuare una transizione, effettuarla solamente perché provano dolore per il loro corpo. Si tratta anche di un problema sociale, perché come stavo cercando di rispondere a Pietro, per esempio, per degli stereotipi che comunque le persone possono accettare o meno. Ecco perché noi diciamo che uomo e donna sono due costrutti, ma le persone possono comunque ma quali stereotipi? Quali stereotipi? Per esempio il fatto che da una donna ci si aspetta che si trucchi, per esempio il fatto che da una donna ci si aspetta... Ma questa cosa non ho capito se per la comunità LGBT è una cosa... Aspetta, falla finire, se no non capisco un cazzo del discorso, dicevi? Il fatto che per esempio una donna debba, come anche diceva Andrea, però volevo fare un excursus più su ciò che a livello comportamentale ci aspettiamo da una donna e poi in contrapposizione anche da un uomo per il binarismo di genere, che una donna debba sembrare in un certo modo anche dal punto di vista fisico. Ci sono una serie di cose che nella nostra mente ci fanno immediatamente Ma tu dici ce l'aspettiamo come se fosse una cosa negativa, ma prima ti ho chiesto se tu riconosci l'esistenza del genere donna e tu mi hai detto sì, quindi te l'aspetti anche tu che una donna si trucchi, si comporti come una donna. Dei comportamenti che la società si aspetta, ma questo non vuol dire necessariamente che una donna debba fare quello, anche se si riconosce nel genere femminile. No, certo, ma è diverso perché biologicamente il fatto che la donna si trucchi non è un costrutto sociale, perché le donne sin dall'antichità, da quando eravamo scimmie, usavano la femminilità, l'aspetto, la grazia per attirare gli uomini, che è una caratteristica che gli uomini guardano. Esattamente come gli uomini sfruttavano la forza fisica o la mascolinità per attirare le donne. Quindi il trucco non è solo un costrutto, c'è dietro tutta una questione biologica comunque. Ma non è prettamente biologica. Però comunque trova il tempo che trova nel 2022, dico. Certamente, figurati. L'evoluzione è poi diventato... Più che biologico, Andrea, è un discorso antropologico che va a giustificare l'origine di fenomeni comunque contestabili, come Feuerbach potrebbe parlare dell'esistenza di Dio, che non è nient'altro che una forma di alienazione, che appunto viene del desiderio umano, dalla necessità umana di trasferire tutte delle virtù, tutte delle grandi capacità che sono lodevoli per la nostra specie in un solo ente da venerare. Non è una roba biologica che c'è intrinsecamente
veramente la nostra natura, una roba che noi abbiamo costruito. Invece sì, c'è della biologia in questa cosa qui, non è così scontato, non è solo antropologica, è biologico, perché il fatto che, poi ripeto, perché lo dico sempre, perché ogni volta che parli questa cosa sembra, lo dici per descrivere, no, sto parlando puramente scientificamente, c'è un motivo per cui un tipo di donna attrae un tipo di uomo e viceversa, e questa cosa qui è una cosa biologica, infatti è stato studiato che a livello scientifico dimensione delle spalle e pettorali sono i punti che più piacciono anche alle donne, ma questo perché? Perché sono quei punti che possono garantire alla donna sicurezza per lei e per la prole a livello fisico, e dare alla prole anche un fisico ben prestante. Viceversa, i fianchi comunque e una struttura della donna fatta a pera è ideale per rimanere incinta e produrre dei figli. Non è tutto quanto casuale. Sì, però non è neanche vero che questo debba per forza portare a una condizione di causa-effetto. Se volessimo sempre parlare di filosofia, questa non sarebbe una determinazione quanto un'influenza, quanto un condizionamento. Come dire, attribuire un certo ruolo ai maschi, quindi a degli individui pene muniti, alle femmine che hanno una vagina. Non è vero. Cioè, perché anch'io, no? Eh? Assurdo. No, dicevo assolutamente che anch'io ho il pene. Io ne ho due, quindi sono a posto. Madonna, io ne ho due nel cassetto lì. Ma sai cosa c'è? Non è che è un ruolo, cioè, per l'amor del cielo, non siamo nel 1920 dove l'uomo va a lavorare, la donna sta a casa a lavare i piatti, per l'amor del cielo. Però è indiscutibile però è indiscutibile naturalmente che gli uomini hanno determinate caratteristiche e le donne ne hanno altre, per le quali volente o nolente. Io vorrei dire una cosa, ma non vedo perché queste caratteristiche dovrebbero per forza comportare un'attrazione. Il problema è che qui si cade per forza in una concezione delle cose che è fortemente eterosessuale e anche poi... Ma non c'entra la eterosessualità, perché un omosessuale si sentirà attratto allo stesso modo dall'uomo per le caratteristiche medesime. Ma non è vero, perché nel momento in cui una donna si sente attratta da un uomo, e si parla sempre di donna e uomo come costrutto, quindi no, un maschio e una femmina, mettiamoli in maniera basica, si sentono attratti l'un dall'altra perché la femmina deve essere protetta dai pettorali, dalle spalle, o dal cervello, o dal lavoro, può essere qualsiasi ragione sociale. Aspetta, però stavo finendo di parlare. Prego. Si presuppone che la donna, cioè la femmina in quanto tale, abbia bisogno di protezione. Allora un maschio che cerca in un altro maschio questa protezione, lo cercherebbe in quanto maschio? Vedi che le cose si stanno già sfasando. Sì. E allora tutti potrebbero cercare una cosa indipendentemente dal loro sesso biologico e dal loro genere. Allora, quindi, la tesi iniziale che da parte tua era: noi in base al nostro sesso biologico cerchiamo delle cose. Io parlavo dei trucchi, trucchi, stiamo andando molto in avanti. Cioè, risulta fallace. No, perché le donne cercano cose attraenti nell'uomo che le garantiscono. Posso dire che secondo me questa discussione di quello che era all'epoca non ha più senso, nel senso che all'epoca magari una cosa è nata per un motivo, ma come hai detto anche tu prima, Andrea, noi siamo talmente complessi che ci siamo evoluti molto di più, e quindi una volta saltati i nostri bisogni primari, che potevano prima essere accoppiarsi, adesso diciamo che è diventato, grazie alla società in cui viviamo, magari anche più semplice, quindi abbiamo anche modi diversi di scegliere i nostri partner, che non sono più legati per forza alla struttura fisica. Adesso abbiamo altre questioni che stiamo affrontando, quindi se prima il trucco magari lo usava la donna per attivare l'uomo, adesso anche gli uomini possono truccarsi, no? Non è un discorso. Jess, scusami, a te piacciono gli uomini? Chiedo prima, non lo so, non vorrei sbagliarmi. A te piacciono gli uomini? Yeah. Giusto? Ok, dimmi come ti piace un uomo. Dimmi come ti piace un uomo. Lo preferisci rachitico o in forma? Ma che ragionamento è? No, voglio sapere. Vabbè, per capire. Però scusami, Andrea, questo non è manco un discorso da fare, perché cioè si presuppone alla base che quello rachitico, che già è un termine che parte con una connotazione negativa, non piace, esatto. Quando una forma fisica che esteticamente può essere bella, indipendentemente da quello che per qualcuno, intendo bella per qualcuno, indipendentemente da ciò che noi ci aspetteremmo di vedere nel bello, perché anche quella è una costruzione, ognuno ha i suoi gusti, però è anche vero che questi gusti sono molto influenzati da quello che ci viene propinato come bello da quando siamo nati. Ma non è propinato, è una questione biologica. Posso dire una cosa? Vi prego, posso? Sì. Il signor conduttore che dovrebbe parlare. I pericolosi non piacciono. Sì, ma magari ti piacciono intelligenti, e il cervello è lo strumento principale col cui al giorno d'oggi un uomo garantisce sopravvivenza. Prossimo che parla muore. Allora, praticamente volevo dire... Morto!
No, volevo dire una cosa. La tre quarti d'ora. No, vabbè, non devo dire niente, ma adesso lo dico. E no, volevo dire una roba che magari molti, magari voi mi ucciderete tutti o tutte, quello che è. Scusa, mi sono toccato. No, io volevo dire che secondo me io sono d'accordo su tutto quello che dicono, su tutto quello che dite voi, più o meno. E voi, nel senso, voi tre sotto. ma io sono dell'idea che io mi sono sempre domandato del motivo per il quale questa cosa dell'LGBT, Q e tutto quello che è, e non voglio prendere in giro sta roba perché non mi ricordo bene come si dice, ed è anche il motivo della mia critica che vorrei fare anche a voi in realtà, il motivo per il quale secondo me molti prendono in giro un po' questa cosa è perché secondo me una cosa in realtà che secondo me non è così complicata da capire, secondo me è stata resa troppa piena di roba che uno sente molte discussioni di questa diretta e dice non ci ho capito un cazzo, no? E quindi si crea talmente tanta confusione che uno dice ma sì, vaffanculo, non ci ho capito niente, e magari scatta la presa in giro, no? Il fatto di non binario, neutro, tutte queste robe qua, no? C'è talmente tanta roba confusionaria che non si capisce perché uno è donna, non è donna, è uomo, è metà, non... Sì, che secondo me questa esagerazione, tra virgolette, va a creare, secondo me va a creare, non sto dicendo che si aspetta, ma secondo me va a creare quella che poi è la magari la beffa di questo, di questa tematica. Ma Grimbal, però scusami, se esistono, che cazzo, cioè... aspetta. Se poi tu vuoi capirle, tanto meglio. Se non vuoi capirle, si può. Green, rispondo a te, poi vorrei cercare di rispondere a Andrea riguardo la questione precedente. Allora, il fatto è uno ed è anche molto semplice. Non è mai responsabilità di chi si occupa con tanta pazienza come facciamo noi attivisti, che ci spendiamo tempo, veniamo martoriati da insulti, non veniamo nemmeno ascoltati, se le altre persone hanno una brutta reazione rispetto il nostro operato. Perché oltre a metterci tantissimo impegno, lo ribadisco, quello che diciamo è anche chiaro, perché sperimentando sulla nostra pelle tutte queste situazioni o tutte queste realtà, poi riusciamo anche a spiegarle affinando la strategia di comunicazione in maniera piuttosto lineare. E anche stasera non è che abbiamo fatto questi grandi voli pindarici, io stessa che riconosco di poter essere abbastanza arzigogolata nel modo di esprimermi, determinate cose credo di essere riuscita a farle arrivare, ma perché poi c'è riuscita Charlie, perché poi c'è riuscita Jess. Quindi se poi queste cose sono effettivamente tante, non è importante, perché vengono tutte spiegate prima o poi, no? Divengono al pettine. Se poi l'altra persona non c'ha volontà di ascoltarle, forse è colpa sua, non è colpa nostra, ed è per questo che noi non dovremmo essere derisi. Quindi anche le persone che ci stanno ascoltando, meno risata, più ascolto. E questa è una cosa che non è che venite derisi voi in quanto quello che siete, capito? È che ci sono milioni tutta di ragazzi. La comunità vale. No, non è il fatto che lui, quello che diceva Simo è che comunque il modo in cui spiegate queste cose in questo continuo tentativo di categorizzare e creare nuove categorie, nuove divisioni, però dal nulla, perché capito, donna e uomo come concetti sono nati in millenni e millenni, poi boom, dal 2019 in poi sono nate altre una quindicina di categorie di concetti molto stretti, perché ogni volta la comunità ha provato a far passare. Però, tu ogni volta che trovi un nuovo concetto gli dai un nome, come dai un nome a tutte le cose, esatto. No? Le scarpe sì, hanno un nome, hanno delle marche diverse, ogni volta esce una marca nuova che ha un nome nuovo. Stiamo parlando di scarpe, stiamo parlando di persone. Io credo comunque. Che no, ma è il concetto però non va di dare a mettere un nome in dubbio tutto. Le marche precedenti, come dire. Ma no, non ma è vero, sì. Certo ma... che si può fare. Anche perché poi, cioè, storicamente parlando, pure questo discorso è abbastanza blasfemo nel momento in cui gli individui hanno avuto possibilità di esprimere liberamente il loro pensiero senza possibilmente venire linciati pubblicamente o anche bruciati dalla Santa Inquisizione o qualsiasi istituzione repressiva. Ma io sono d'accordo, io sono d'accordo. No, però Pietro, riconosco l'esistenza delle persone non binarie, non è che sì, sto dicendo però, questo. Scusami, ma capisco hai detto... che il popolo italiano abbia reagito così
a questa nuova categoria espressa in modo così stretto e scientifico senza essere una cosa scientifica. Vabbè, Pietro, perché... no, però aspetta, è come internet, che... le nuove tecnologie, no, sono una cosa nuova, nessuno capisce un cazzo. No, è per dire, quando c'è una cosa nuova, nessuno capisce un cazzo. No, ma io lo stavo dicendo Pietro, questo. Stavo parlando però. Stavo parlando, prima di tutto ci vuole un po' di metodo, nel senso che tu hai detto queste cose non sono mai esistite, uomo e donna esistono da millenni, nel 2019 abbiamo iniziato a pensarla diversamente, forse perché prima non ce n'era la disponibilità. No, ma io non stavo facendo quel discorso, non però, è ma però Pietro, posso finire di parlare, tu hai detto questo, poi chiarisci bene il tuo punto, io intanto rispondo a quest'istanza, anche perché può servire a chi magari ha lo stesso dubbio, tu non volevi intendere quella cosa, intanto è uscito il discorso, quindi prendila come una parentesi mia, cioè tantissime cose nella storia sono state sbagliate e le stiamo mettendo in discussione, se prima magari non l'abbiamo fatto è perché non ce n'era proprio la possibilità materiale, dato che questo avrebbe portato a delle conseguenze non indifferenti per la stessa incolumità dei soggetti ribelli, cioè ripetiamo, persone bruciate da istituzioni come la Chiesa per avere un pensiero dissidente. Quindi io credo che determinate strutture noi le vediamo così sacre, così consolidate, perché prima d'ora non abbiamo mai avuto modo di poterle smantellare. Ma a parte quello, scusami, volevo rispondere un attimo ad Andrea quando lui diceva dell'intelligenza, come anche quella però è una caratteristica che viene dall'evoluzione e serve per garantire l'accoppiamento, comunque renderlo più semplice. Tutte le caratteristiche possono aspetta, ho detto questo, ho detto che comunque l'intelligenza è comunque una caratteristica che attrae, perché noi siamo una specie basata sull'intelligenza, una persona intelligente è più facile che abbia la vita, diciamo, riesca a farsi strada nella vita e a creare una prole intelligente, che anche se tu non vuoi avere figli, è un istinto che abbiamo noi, non è evitabile purtroppo, cioè io sono il primo che vorrebbe liberarsi degli istinti ed essere full automa, ma non è possibile. Cioè è proprio il discorso che tutto quello che viene costruito, anche io me lo immagino da un punto di vista molto molto artistico, quasi intorno al soggetto può determinare le sue scelte, quindi dire il soggetto sceglie le caratteristiche di questa persona perché a livello generale sono più attraenti è improprio, cade nel momento in cui tutta la realtà del soggetto è costruita in maniera molto più complicata, può portare a delle scelte molto più personali, molto più contestuali. Sì, ma esistono lo quindi, stesso Maria Sofia, una domanda, tu ti sceglieresti mai un fidanzato stupido? No, perché non credo nell'amore romantico, quindi non potrei scegliere. No, tu ti sceglieresti un fidanzato stupido se dovessi? Io non no vabbè, come potrei dovere, non lo farei in perché? Perché non ti credo nell'amore romantico. Lascia perdere, dico, se dovessi fidanzarti con qualcuno, lo sceglieresti stupido o intelligente? Cioè, è come se ti stessi chiedendo a una persona gay se tu dovessi fidanzarti con una donna. Si può fare, non è mica vero. A me se mi chiedessi di scegliere un uomo te lo descriverei. Non è mica vero, Anch'io. Non è mica vero, eh? Io credo che questa realtà. Io sono attratto da Don Ambrogio, ma lui non lo sa, quindi. Io penso che a questo punto sia molto soggettiva come cosa, nel senso che ognuno di noi ha un tipo di persona da cui può essere attratto. Io ho un tipo di donna da cui sono attratto, in tutte le mie crush che ho avuto in passato e in presente e futuro hanno tutte le stesse caratteristiche. Ma penso sia una cosa soggettiva perché i ragazzi che piacciono a me non sono mai piaciuti a nessuno dei miei amici. La mente è più complicata di così, Andrea. Sì, ma perché? Com'erano? Assomigliavano vagamente al gobbo di Notre Dame? Ma volendo sì, perché io lo posso trovare esteticamente bello. Perché si va a dare un valore intrinseco alla bellezza. Ma in realtà no, le mie ragazze, la mia attuale ragazza, le consideravo molto, molto belle. Vabbè, ma è soggettivo. Erano nei gusti delle persone. Sì, assolutamente. Me. Cioè, ognuno di noi ha dei gusti personali. Ma anche abbastanza abilista, perché certo, cioè, ragazzi, ma sicuramente, però esistono delle caratteristiche che piacciono, ragazzi, sono degli studi alla mano. Ma che piacciono a chi? Cioè, sono che piacciono di più, ragazzi, sono studi alla mano, non si può negare l'evidenza. Okay, forse sarà anche allora, però piacciono a più persone, penso, non a tutti. Okay, vabbè, quello sì, non c'è dubbio. È già diverso. È una media. Però è già diverso da dire ci sono delle caratteristiche che a livello inconfutabile, a livello assoluto sono migliori. No, perché non ho mai detto migliori, ci mancherebbe altro. Cioè, Stephen Hawking era paralitico, io lo considero il più grande uomo sulla Terra. Cioè, sia chiaro, non ho mica detto migliori, non esiste. No, dal migliore punto di vista dell'attrazione fisica. Non migliori, più si dice.
più attraenti, più attraenti, dipende sempre dalla persona, una generalizzazione. Io continuo a pensare che sia una cosa molto soggettiva. Cioè, sì, quello sono d'accordo. Cioè, si sviluppa anche in base a quello che abbiamo visto nell'infanzia, se vogliamo citare. Sì. Ci sono delle percentuali molto alte. Voi potete pensarlo ed è lecito, ma ci sono gli studi, ragazzi. Io non mi sto inventando le cose. Questi studi possono anche essere basati su un'influenza culturale, come sostiene Charlie, perché Pietro dice in maggioranza le persone hanno questo tipo di gusto. Carta alla mano. Sì, ma come dicevamo, cioè, nel senso, non è una cosa culturale, sono studi sociologici, quindi si rifanno studi umani. Ma non c'è niente di male, scusate, perché dovrebbe essere una cosa brutta? Ma semplicemente perché non è vero, nel senso che... Ma scusate un attimo, scusami. Ma tu Maria Sofia non sei d'accordo che ci siano dei tratti somatici che sono più piacenti rispetto ad altri? È sempre una roba molto soggettiva, cioè... Ok, però statisticamente... ragazzi, non avremmo le modelle e i modelli se questa cosa non fosse vera. Ma sono cambiati nei secoli, Andrea. Esatto, e anche questo è il punto, che negli anni la standard di bellezza è cambiato tanto. Sì, ragazzi, ho capito, Sofia Loren magari era un po' più incotechinata, però era bello uguale, voglio dire, ci prendiamo in giro, ragazzi, dai. Ma sempre per la nostra visione, però tantissimi anni fa c'era un'altra concezione di bellezza, quindi per rispondere a Pietro, il motivo per cui le statistiche parlano chiaro rispetto alla predominanza di un carattere su un altro sarà anche perché noi culturalmente siamo abituati a percepire quella cosa come bello. Io lo posso dire per me stessa, prima di portare i peli sotto le ascelle, io li trovavo proprio come... diciamo fronzoli, definiamoli così, non troppo estetici. Ora mi piacciono perché ci sono abituata. Non dico che quindi sia tutto un costrutto sociale, perché tutti avranno i loro gusti indipendentemente da tutto. Dico solo che questi gusti in queste statistiche non possono essere presi come obiettivi, come una verità assoluta, perché sono sempre influenzati. Vabbè, ma i peli vengono... si tende a ricondurli più a una caratteristica maschile, perché i peli nascono dal testosterone, che è un ormone più maschile, però no, se l'hanno lì... io non ho il testosterone, sì, ma predominanza maschile per il testosterone, ragazzi, non possiamo io obbligare. Sono piena di peli e non Maria Sofia io ne ho quattro volte te, ma dai, per favore, voglio ho capito, dire però ma non è ci sono tanti miei amici che invece sono privi di peli e sono uomini. Ragazzi, io vi voglio bene, i peli sono prodotti da il testosterone, che è un ormone maschile, ragazzi. Cioè, ok, ma che cosa c'entra questo con la bellezza? No, cioè, per dire che i peli, perché sono considerati brutti? Perché i peli rimandano a quello che era anticamente un sistema che noi usavamo per coprirci dal freddo. Ci siamo evoluti, abbiamo perso gran parte dei peli per una questione anche estetica di riproduzione. Cioè, non è solamente una questione di clima. I peli sono diventati superflui anche per una cosa estetica, per mostrare più la parte della donna o dell'uomo in maniera maggiore misura, relegata anche al fatto che abbiamo soggettivo smesso di andare comunque, in calore. Questa è sempre una visione che ti porta a concepire in questo tuo modello una donna attraente nel momento in cui questa donna mostra i suoi genitali in maniera più pulita, proprio perché così sono A me i peli fanno schifo. Sì, ho capito, però per mettere più in esposizione i genitali, però per esempio ci sono molte culture che vedono molto più attraenti le donne che si coprono, e lì è tutta la modesty culture, ci hanno fatto dei video bellissimi al riguardo, poi posso anche ritrovare qualche link e te lo mando con piacere, che svelano come le donne coperte sono molto più attraenti, perché poi nel momento in cui si scoprono e non hai assolutamente idea di che cosa ci sia sotto, quello che possa essere un velo, poi qui si entra... Però quello è un concetto diverso, però quello è un vestito, non è un pelo, allora se tu mi parli di peli che sono esteticamente brutti perché coprono le parti genitali che devono essere esposte perché così sono più attraenti. Per me i peli sono brutti, punto. Cioè, anche un uomo peloso a me fa cagare. Cioè, se un uomo ha la schiena pelosa mi fa schifo. Però qui non si parla tanto di te, perché penso sia una cosa anche qui molto soggettiva, nel senso non si parla questo sicuramente. Ma penso Maria Sofia però il motivo per cui la donna depilata risulta più bella è sempre biologico, ragazzi, ma risulta più bella ma io non penso... periodo poi tra l'altro, perché non è sempre stato così, basta ma... qualche anno, ma Andrea, posso fare non domanda? Potevano depilarsi, ma che c'è? Ma non è vero, la depilazione esiste da non ma lo stesso Sgarbi nell'intervista alle Iene che hanno fatto con me ha detto che la donna senza peli per lui è disgustosa perché la va
insomma, non so se posso dire determinate cose su Twitch. Sono è una parte del corpo da scoprire, in cui insinuarsi, e ha detto un sacco di roba. Ragazzi, dai, i peli d'estate sudano, ce n'è fuori l'odore di merluzza variato, dai ragazzi. Lavi, Andrea, non buttiamolo così sul non semplifichiamolo così, non vale niente. I peli sono anche pieni di batteri, cioè, vabbè, ma non è vero, in realtà i peli proteggono dalle infezioni, soprattutto nelle zone genitali, questo anche biologicamente parlando non regge. Però la puzza sono i batteri, la puzza sotto l'ascella. Ho capito, ma i peli ci sono per un motivo, rimangono per un motivo sopra i nostri genitali e servono per proteggersi. Quindi, se volessimo proprio parlare di ragioni biologiche, volessimo proprio parlare di ragioni evoluzionistiche, potremmo anche tirare fuori questo. Però non dobbiamo spostarci dal focus del discorso. Sì, infatti mi sono perso. Di cosa stavamo parlando? Scusate. Stavamo parlando. Allora, la tua la tua affermazione, la tua tesi si basava su un enunciato, ovvero. La vagina senza peli sarebbe più attraente perché le zone genitali. Guarda che lui parla sempre di tendenze generali. Credo che Andrea faccia sempre ma anche le gambe, le braccia, ma non la vagina. Perché così si scoprono di più. Però per molti, per dire, la copertura, come io ho fatto l'esempio della modesty culture, che comunque è un vestito, ma che poi sarà scoperto, come poi sarà scoperta anche la penetrazione, se si dovesse parlare dell'atto in generale. La trovano più conturbante, è sempre una questione soggettiva, cioè non si può generalizzare così togliendo qualsiasi merito a quello che è il gusto del soggetto, alla preferenza del soggetto. Ma infatti, uno può preferirla, però a livello biologico c'è un motivo per cui noi abbiamo perso i peli, e questo motivo riguarda anche l'accoppiamento. Ok, ma parlando della depilazione, che motivo biologico c'è? Nel senso, quello è che i peli sono una caratteristica che rimanda istintivamente a una caratteristica più maschile. E per quale motivo una perché donna sono prodotti dal testosterone, che è un ormone e maschile. Le donne hanno i peli, non dovrebbe essere guarda che guardate che Andrea non sta dicendo che le donne non possono avere i peli, stai dicendo che non abbiamo detto minore. Questo, stiamo facendo un discorso sulla bellezza, Pietro. Andrea, posso parlare un secondo? La tendenza generica, Andrea diceva che la tendenza generica a riconoscere più generica, non assoluta, a riconoscere più bella una donna senza peli è dovuta a questo fatto istintivo di riconoscere i peli come una caratteristica più maschile. Cosa che vale solo per certe persone, una maggioranza, perché oggettivamente è una maggioranza, ma solo per certe persone. Cioè, Andrea non ha mai detto che in assoluto la donna senza peli è più bella. No, c'è anche chi piace, perché ma non è un problema. Andrea ha detto che siccome molte più persone preferiscono le donne senza peli, Andrea spiega scientificamente questa cosa con questa ragione scientifica. E noi abbiamo risposto con il fatto che questo gusto è influenzato anche in base a ciò che ci hanno sempre detto essere bello, perché io potrei fare anche certo, sicuramente sì, era esattamente quello il mio punto, anche l'iconografia con la quale siamo cresciuti anche sì, che ha... assolutamente, ma anche poi, quello cioè, facendo l'avvocato del diavolo, per quale motivo una femmina che ha delle caratteristiche più maschili dovrebbe essere ritenuta brutta? Cioè il ragionamento che fa Andrea, ovvero i peli... Perché agli uomini piace la femminilità, non piace la femminilità. Agli uomini piace la femminilità, allora gli uomini omosessuali attratti da degli uomini prettamente agli uomini mascolini... agli uomini etero piace ma non è la vero femminità. Che agli uomini etero piace la femminilità, questo è un altro costrutto, ma quanto... Cioè, per ma non è un costrutto, è una ragione. Cioè c'è della biologia tutto. Dietro, non è? Biologia, Andrea. Scusa, come sono nati i gusti secondo te? Cioè, perché anche gli antichi greci? Certo, dall'educazione ma se c'erano anche i greci che aveva tutti gli addomini dei con gli addominali e i pettorali, perché? C'è un motivo, non ma è che cosa c'entra questo con il fatto che come se sono inventati i gusti? Per forza piacere la femminilità, ma non per forza. Non è per forza, non ha mai detto questo. No, Sofia, io sono un prete, ma a me piacciono le donne femmine, quindi che abbiano una bella femminilità. Che significa donne femmine? Ma no, nel senso, ti può anche piacere una scaricatrice di porto che rutta amianto, però in linea generica comunque la femminilità... In linea generica piace, perché la femminilità è una cosa che attrae gli uomini, cioè... Siamo ragazzi, però siamo fatti così, ci piace la femminuccia, baby. Non puoi farci niente. Sì, capisco, però... la femminuccia, baby. quello che stiamo cercando di dire è che anche questi tratti, se ritorna al discorso dei costrutti di genere, che noi attribuiamo al maschio o alla femmina, cioè sono anche delle cose che... Perché per forza...
non lo so, devono stare in determinati ruoli, perché un comportamento è ritenuto più mascolino rispetto a un altro e perché soprattutto questo dovrebbe togliere di bellezza. Vedete che si rientra sempre in dei modelli. Pietro mi ha chiesto che cos'è un uomo e che cos'è una donna. Avete voi dato la definizione? Non è un comportamento, per dire, agli uomini piacciono più in film di guerra per una questione di come è strutturato il loro cervello e anche per gli ormoni. Alle donne magari piaceranno, non a tutte, piacciono altre cose, per come è strutturata la loro mente. Siamo diversi, cioè... anche questo discorso della mente maschile diversa dalla mente femminile è, secondo me, assimilabile, no, secondo me, insomma, è prettamente assimilabile al fatto che c'è una neurodiversità che distingue ogni soggetto, non ogni soggetto maschio da ogni soggetto femmina, perché poi potremmo anche dire, per esempio, che Lady Ottavia mi ha fatto notare tantissime volte che il cervello di una ragazza trans è molto più simile al cervello di una ragazza cis, come il cervello di un ragazzo trans è molto più simile al cervello di un ragazzo cis. Quindi anche dire alle persone, in base a quello che hanno sotto hanno insomma dentro le mutande, piace una cosa piuttosto che un'altra. Ma guarda che non è che se esiste una preferenza in quanto maschio questa cosa lede o mina l'esistenza o le preferenze di altre. E noi qui stiamo dicendo dal cervello, dagli ormoni, cioè, ragazzi. Ma come gli ormoni mi fanno più amare i film di guerra? Sì, ma certo, stai scherzando. Il testosterone rende più aggressivi, più cattivi, più maneschi, ti fa amare di più le cose che possono risultare violente o di azione. E c'è un motivo, ragazzi, se gli uomini in maggioranza guardano quei film e le donne ne guardano altri. Non è inventato, ragazzi, esiste. Però è sempre il modo in cui noi trasliamo quell'energia che noi possiamo tradurre come violenza in delle azioni concrete, tipo la potenza che poi va a tradursi nell'atto. Cioè quel sentimento che ti causa il testosterone potrebbe essere, che ne so, utilizzato per creare qualsiasi altra cosa, per scrivere una poesia, per esprimere... testosterone. Testosterone per scrivere una poesia? No, credo che tu abbia capito quello che intendo. Nel momento in cui tu mi dici che il testosterone ti fa essere più violento, ti fa essere più aggressivo, ti fa essere tutte queste cose, cioè il sentimento dell'aggressività, il sentimento della violenza, tutti i sentimenti che stanno negli esseri umani possono essere utilizzati per fare altre cose rispetto a ciò che ci aspetteremmo che questi sono utilizzati normalmente. Ma indiscutibilmente, questo metto le mani avanti. Forse è anche molto il concetto che c'è alla base, che ci si aspetta che un uomo debba guardare un film sulla guerra perché è uomo. Cioè io sfido chiunque a immaginarsi una società... No, aspetta, tu stai facendo la furba. Io non ho detto che un uomo è obbligato, altrimenti viene chiamato femminuccia. Un uomo può tranquillamente anche guardarsi un film romantico e va bene così. Io mi guardo i film romantici. Ma infatti non ho detto questo, ho detto che se gli uomini in maggioranza, cioè per intendere le mie parole, vedono questi tipi di film, non è per una ragione biologica, visto che tutte le cose che ci riguardano, la nostra neurodiversità, che non dipende dal nostro essere maschio o femmine, ma dipende dall'essere soggetti tutti diversi, possono espletarsi in milioni di modi diversi. Ma se questi modi diversi trovano una traduzione, trovano un'applicazione pratica sempre nelle solite topiche, quindi sempre nell'uomo che deve... non che deve vedere il film di guerra, ma che prevalentemente guarderà più quello, come prevalentemente la donna guarderà più il film romantico, perché è stata educata a questo. Scusa, Maria Sofia, scusa Andrea. Biologica ormonale, ogni nostra decisione deriva da un complesso meccanismo biochimico del cervello. Voglio chiedere e una cosa. Questo meccanismo è alterato dagli ormoni. Alcuni ormoni ti fanno preferire determinate cose, come i ragazzini adolescenti, perché sono così maneschi. Perché sono ragazzini adolescenti pieni di testosterone. Maria Sofia, aspetta. Aspetta. Posso farti una domanda? Scusami se ti interrompo. Ti faccio una domanda. Non voglio fare un'affermazione, una domanda. Secondo te è vero che, per esempio, prendo come esempio il calcio, non lo so, il calcio maschile, cioè il calcio, secondo te è vero che è uno sport più da maschi? Domanda. No. Ok. Secondo te è vero che magari nel calcio femminile... vabbè, niente. Andate avanti. Posso, guarda, io ti dico, il calcio non è uno sport più da maschi, perché se prendi per esempio uno stato come gli Stati Uniti, la percentuale di donne che giocano a calcio è molto più alta dei maschi, per esempio, per fare un'idea. Quindi ti rispondo io, il calcio non è uno sport però più da magari, maschi più da femmine. Ma sto per magari dire una cazzata, magari sto dicendo una cazzata, ditemi subito se sto dicendo una cazzata. È vero che magari, tipo, non lo so, io lo vedo in Italia...
è molto magari più probabile che una donna che giochi a calcio magari è più facile ritrovarla in un genere diverso. Stai dicendo quello che vuol dire lui è che quello che vuol dire Greenbaud, te lo traduco io, Maria Sofia, quello che vuol dire Greenbaud è più probabile che una donna che gioca a calcio sia lesbica. Ma che cosa c'entra il genere con l'orientamento sessuale? Io te l'ho tradotto, parla con lui, sì, è così, dai, no. Io te l'ho tradotto. Ma è sempre perché noi attribuiamo all'essere donna o all'essere uomo un determinato tipo di comportamenti. Quindi, ripeto, per rispondere alla domanda di Pietro, voi mi avete dato qui in questa live, secondo queste assumption, secondo questi pensieri, insomma, secondo la manifestazione di questi pensieri, che cosa significa essere un uomo ed essere una donna. Ma ritornando al discorso degli ormoni che si faceva con Andrea, è proprio il fatto che diciamo i cervelli sono tutti diversi, cioè ma per carità, ovvio, il fatto che è tutto un processo biochimico eccetera eccetera, ma come io sono diversa da te e tu sei diverso da me e Don Ambrogio è diverso da me eccetera eccetera, la dovremmo prendere come una verità che però non dipende dal nostro essere maschi o femmine, perché in generale tutto l'equilibrio del cervello, tutta la diversità, sì, è causata proprio dalla nostra diversità di per sé. Non è che siamo diversi perché siamo maschi biologicamente o femmine biologicamente. Certo, no. Certo, siamo tutti allora, diversi. Ma questo non è mai un fatto, sì, ma non è mai un fatto di capacità o di predisposizione o di essere inferiori. Sì, no, non l'ho detto. No, perché ovviamente diventa una cosa grave questa cosa che dici tu nel momento in cui una donna viene considerata meno adatta a qualcosa in quanto donna o meno predisposta a qualcosa in quanto donna. Diciamo che c'è una tendenza generale dovuta, come dice Andrea giustamente, perché è la pura sacrosanta verità, anche a fattori biochimici, a dividere le donne e gli uomini su diverse passioni e attività, ma non vale niente questa cosa, non è una legge, tutti sono liberi di fare quello che vogliono. Ma certo, ma ci mancherebbe altro, tutti quanti hanno le stesse capacità, le stesse cioè la stessa possibilità di fare le stesse cose. Sì, ma quello che dico io è che visto che si parla del cervello, è anche un'altra generazione ulteriore andare a riassumere il cervello come un cervello maschile e un cervello femminile quando esistono. No, ma i cervelli si plasmano nei primi anni. Ah, vedi che comunque... sei d'accordo con me? Esistono poi i cervelli. Sì, ma non ho mai detto che sul fatto di ruoli uomo e donna e predisposizione uomo e donna, sono d'accordo con te. Non penso che ci siano cose più adatte a uomini più adatte a donne in nessun caso. Ma neanche io non l'ho mai detto neanche. Ma neanche Andrea, però neanche io Andrea vado ancora ha detto che siccome non sempre è facile plasmare un cervello, non sempre è facile. Per sviluppare attività. Ma esistono proprio modi di ragionare diversi anche che dipendono da uomini e donne. Ti faccio un esempio per dire: le donne hanno una visione periferica più ampia, gli uomini hanno una visione migliore in linea retta, perché anticamente gli uomini cacciavano e dovevano guardare dritti, mentre invece le donne raccoglievano le bacche e dovevano avere una visione migliore. Allo stesso modo le donne vedono i colori in maniera più nitida, che è il motivo per cui le donne vedono 1000 colori, l'uomo ne vede 4. Allo stesso modo alle donne piace chiacchierare, perché nei campi si chiacchiera per parlare, per capire quali erano i frutti migliori, invece all'uomo perché piace più il silenzio, perché si deve stare zitti. Ma sono cose che rimangono, ragazzi. Io non ma non è vero, perché ci sono persone super taciturne che sono donne, cioè, ma poi sempre sono cose, sono di nuovo stereotipi. Ma non vale per tutti, ragazzi, non vale per tutti. Ma no, ma sei tu che fai generalizzi, tutti alle donne piace più chiacchierare perché. E poi ma non vale per tutti, però esiste, ragazzi. Scusami, Andrea, tu hai detto che la mia capacità comunicativa è mediocre. Abbiamo del pepe. Sono cose che potevano esistere e posso essere d'accordo con te, ovviamente, perché scienza milioni di anni fa, ma adesso con l'evoluzione ci siamo evoluti anche noi. Sì, ma rimangono comunque qualche istinto ancestrale legato a quella cosa lì. Poi è chiaro che esistono donne taciturne, uomini che non stanno zitti un attimo, è ovvio, naturalmente, e ognuno può fare il cazzo che vuole. Però ci sono delle cose che rimandano non solo ormonali, ma anche di evoluzione. Non Andrea, ci siamo ancora liberati di quel però ramo tu lì, mi parli di evoluzione senza contestualizzazione, ogni caratteristica negli esseri umani, cioè è come dire che tutti gli esseri umani sono uguali perché tutti gli esseri umani hanno delle braccia, tutti gli esseri umani hanno delle gambe e comunque un corpo che noi diciamo attribuiamo a questa specie. No, intendo ogni cosa si può sviluppare in modo diverso, ma proprio a livello sostanziale nel soggetto. Sì, ma tu te la stai prendendo con Andrea, che non è minimamente parte del problema. Cioè tu te la prendi con Andrea
tu te la prendi molto con Andrea, perché lo stai identificando come qualcuno che potrebbe dire una roba del tipo: ah, tu sei donna, non sei adatta per questa grazie cosa. Grazie Freud, oppure... non ho mai detto una cosa del genere. È una no, nel senso, il problema è proprio... Grazie Freud, ma senti questa. Tu sto dicendo che il problema è proprio chi si impone a delle donne delle decisioni o delle strade o comunque delle scelte, o cerca di imporre alle donne delle decisioni, delle strade, delle scelte in base a queste caratteristiche. Andrea non sta minimamente facendo questo, mi sembra che stia dicendo che c'è una tendenza a scegliere o a appartenere a certi campi, a certe carriere, sfumature, eccetera, in base al sesso, ma è una cosa che non preclude nessuno dal fare nulla, e non mi ci vedo proprio Andrea o qualunque persona che la pensi come lui a dire una roba del tipo: tu non puoi fare questo, non sei adatta a questo. Il problema invece sono quelle persone, cioè il problema della società è chi tratta, usa queste ragioni biochimiche come una giustificazione per dire: tu non puoi fare questo, tu non sei adatta a fare questo, tu non vai bene per questo. Invece analizzare il fatto che queste cose esistono e perché gli istinti esistono non mi sembra nulla di male, cioè... Ok, peccato che io non abbia mai contestato questo, perché sono d'accordo anch'io che Andrea non ha mai cercato di imporre questa visione come una giustificazione del perché le donne non possono fare qualcosa, gli uomini non possono farne un'altra in quanto tali. Il problema è che io sto proprio contestando le ragioni logiche dietro questo, diciamo, dietro le affermazioni che Andrea fa su delle basi scientifiche, anche perché ma ci sono degli studi per, cioè, è vero, guarda, che ci sono tanti documentari. Lo prospettivismo, Pietro, è una cosa di cui parlava anche lo stesso Nietzsche, e il prospettivismo ci spiega come tutti i dati scientifici possano essere interpretati in base alle esigenze di un dibattito, e che quindi non possano, vabbè, il prospettivismo in realtà parla di come tutto poi su grandi linee sia relativo, però si potrebbe anche dire che se non ci sono prima delle diciamo ragioni logiche che provano una determinata cosa, tu non puoi utilizzare il solo dato scientifico, perché io lo potrei rigirare come voglio e per farlo quadrare nella mia tesi. Quindi no, io stavo cercando di dire che i soggetti in generale, lo hai ammesso pure tu, visto che le menti si possono plasmare, non è che sono tutti uguali, noi esseri umani siamo tutti uguali perché abbiamo tutti un cervello, tutti una bocca, e quindi facciamo tutti le stesse cose proprio perché abbiamo queste caratteristiche. Non ho mai detto questo io, infatti. Ma mi sono mai permesso di dire una roba del genere. Infatti non ho detto che tu lo abbia detto, stavo cercando di rispondere ad Andrea quando Andrea sosteneva che le donne fanno più questo perché nei campi, eccetera, eccetera. Sto cercando di dire che ogni singola cosa messa nel quadro del soggetto cambia significato in base alle altre cose che riguardano questo soggetto. Se io magari mi comporto in un certo modo, e anche Charlie si comporta nel mio stesso modo, queste azioni possono essere interpretate in una maniera completamente diversa, perché siamo persone diverse, perché in base proprio al nostro modo di essere queste azioni assumono un significato che è differente, ma perché è proprio la psicologia che funziona così. Ecco perché sto dicendo che questa è una banalizzazione della mente umana. Bene, vabbè. Signori, è stato un piacere, è stato... poi ripartiremo con vegani eccetera, grazie, così, magari quello. Vabbè, avremo modo. Direi che ci aggiorniamo alla prossima. Allora, quindi... alla prossima. Aspetta. La live è sempre di Granny Paro. No, Granny controlla. Così dico, non me lo fate piangere, già un'ora fa oggi, la live. Giù di morale, ve lo dico. Cosa hai fatto, dimmi, patato, che c'è? Saluto tutti io. Ma tu hai perso il controllo di questa live già da un'ora. Perché io ho paura di dire qualunque cosa, perché è il mio canale, quindi volevo lasciar parlare voi. Ma volevo salutarvi. Grazie Pietro Storti, saluta. Hey, ciao, ci vediamo presto. Grazie Andrea, grazie Don Ambrogio, grazie Jess, grazie Charlie. Ciao cari. Grazie Maria Sofia. Anche ciao se cari, alla prossima. Prossima. Grazie ragazzi. Ciao, grazie. È stato bello. Ciao, grazie. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Amore, so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?